io sono Pippo, faccio parte del coordinamento dell'Ordinate della campagna per il clima fuori dal fossile. Qui ci troviamo al Lido di Dante, che è uno dei lidi ancora, diciamo, allo stato naturale del Ravennate. Qui in fondo vediamo una delle piattaforme del modello estrattivista, che ha dato per tanti anni benessere a Ravenna, ma che ha anche portato tanti guai dal punto di vista ambientale. Adesso esiste un progetto di Eni che è purtroppo appoggiato per il momento dal grosso della società politica Ravennate, di utilizzare i giacimenti che vanno in dismissione per creare una struttura di sequestro e di cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Si è creato a Ravenna, come in tutta la regione, con agganci in tutta Italia, perché la campagna per il clima fuori dal fossile è una campagna nazionale, per contrastare questo progetto. Contrastare questo progetto perché noi diciamo che il futuro deve essere delle rinnovabili e creare fare degli ingenti investimenti che servono per mantenere il modello estrattivista non può favorire lo sviluppo delle rinnovabili. La transizione energetica per noi deve essere un processo di trasformazione che deve partire subito, iniziando a cominciare a realizzare subito il futuro delle rinnovabili. Negli anni 80 Ravenna fece delle grandi battaglie per contrastare una centrale a carbone, ci si riuscì, la centrale a carbone non venne fatta e si disse che la transizione doveva essere per alcuni decenni affidata al metano. Alcuni decenni sono passati.